La Repubblica di Weimar, la democrazia costituzionale che aveva sostituito la monarchia dopo la Prima Guerra Mondiale, era stata sull'orlo del collasso nei primi anni venti. Le elezioni per il Parlamento, nel 28, avevano apparentemente risolto il conflitto sulla legittimità dello Stato di Weimar. Più di 2/3 degli elettori furono in favore dei politici moderati e democratici che avevano cercato di mettere in piedi la Repubblica. Le elezioni premiarono uomini come il vecchio ministro degli esteri Gustav Stresemann, al quale era attribuito il miglioramento delle relazioni tra la Germania e i paesi che l'avevano vinta in guerra. Nel 1929 la Germania sembrava un paese venuto a patti con i suoi vicini e con il suo passato. Ora, 4 anni dopo, aveva 6 milioni di disoccupati ed era riunita dietro il fanatico e minaccioso partito nazista di Adolf Hitler. Non ci sono dubbi che la Grande Guerra e la Rivoluzione Russa siano stati eventi che hanno dato forma al nostro mondo, ma in termini economici la Grande Depressione è stato il fatto più grave del nostro secolo. Per definire i termini del trattato di pace, erano determinati, secondo le famose parole di un ministro inglese, a spremere la Germania come un limone, fino a che ne sarebbero usciti i semi. Le condizioni che gli alleati dettarono furono dure e i politici di Weimar, che sottoscrissero per la Germania, furono obbligati ad accettare numerose condizioni politiche. Ma da un punto di vista economico, il maggior risultato raggiunto a Versailles fu quello di avere imposto alla Germania il pagamento di tutti i danni e le perdite causate agli alleati e alle loro popolazioni. Negli anni 21 e 22 il governo di Weimar ottemperò agli obblighi del trattato, ma i pagamenti mensili delle riparazioni di guerra portarono il bilancio in deficit. Il governo, inoltre, temeva di pareggiare il bilancio pagando le riparazioni di guerra con il prelievo di imposte dirette. Perciò decise di finanziare i debiti di guerra stampando moneta. Il risultato fu che il tasso di inflazione aumentò. Nel gennaio del 23 si aprì una incontrollabile spirale inflazionistica. Le truppe francesi e belghe occuparono la Ruhr dopo che la Germania aveva rotto i patti del trattato di pace, non consegnando in tempo utile, fra l'altro, 140.000 pali telegrafici. Con un esercito simbolico ai suoi comandi, il governo di Weimar era impossibilitato a resistere all'invasione. Allora chiamò a raccolta gli operai e i dipendenti pubblici per effettuare una strategia di resistenza passiva. Con i lavoratori in sciopero, le entrate fiscali crollarono e il governo, per tirare avanti, spinse al massimo la stampa di carta moneta. Quando l'inflazione aumentò il valore della moneta tedesca, il mercato crollò. L'inflazione spazzò via i risparmi. La classe media era alla bancarotta. Questo fatto avrebbe avuto terribili conseguenze. L'inflazione convinse gli alleati che le condizioni imposte a Versailles erano troppo pesanti e li indusse a dilazionare ulteriormente i pagamenti per riparazioni che avrebbero dovuto essere effettuati in 30 anni. Quando gli alleati, e in particolare gli Stati Uniti, furono convinti che la Germania era politicamente stabile e che avrebbe onorato i suoi debiti, diedero via libera ai loro capitali, attratti dagli alti tassi di interesse praticati in Germania, proprio per favorire la ripresa. Tra il 1924 e il 1929, i capitali americani e stranieri in genere affluirono in Germania per un valore di 23 miliardi di marchi. Gli industriali usarono questi prestiti esteri per rendere più moderne e più razionali le loro imprese, dotando le loro fabbriche, i loro complessi industriali, delle più avanzate tecnologie provenienti dagli Stati Uniti. Nell'investire questo denaro, i tedeschi posero le basi della loro futura distruzione, in quanto violavano una fondamentale legge bancaria. Ricevevano in prestito denaro a breve termine dall'estero e lo investivano a lungo termine in macchinari industriali, costruzioni e altri beni immobili che non potevano essere facilmente venduti in contanti se e quando i finanziatori avessero richiesto i loro prestiti. Oltretutto, di quei 23 miliardi di marchi presi in prestito nel 1924, 8 miliardi furono convertiti in pagamenti agli alleati. Così,
Se le banche straniere avessero richiesto quel denaro, la Germania non avrebbe potuto restituirlo. Quando nell'autunno del 29 il flusso dei capitali esteri in Germania cessò, i tassi di interesse cominciarono a salire. Alti tassi di interesse rendevano difficili i profitti che gli uomini d'affari si attendevano dai loro investimenti. Così gli industriali tedeschi ridussero i loro programmi di investimento e questo causò un forte aumento della disoccupazione. Tutto ciò avvenne prima del tracollo della borsa di New York nell'autunno del 29. Dopo quel tracollo, la fiducia negli affari in Germania scese ancora di più e questo provocò ulteriori restrizioni nell'economia. Il numero dei disoccupati crebbe rapidamente alla fine del 29. Passò da 1,5 milioni all'inizio dell'anno a circa 3 milioni alla fine. L'aumento della disoccupazione provocò un'ulteriore caduta della domanda, che indusse una ancora più ampia disoccupazione. In un solo mese, nel gennaio del 30, i disoccupati aumentarono di 1 milione. In febbraio, più di 3,5 milioni di persone erano senza lavoro. Nel marzo del 1930, questa elevata disoccupazione portò alla crisi politica il governo di coalizione del cancelliere Müller. Il rapido aumento del numero dei disoccupati mandò in rosso il fondo per la disoccupazione votato dal Parlamento tedesco. I due partiti della coalizione erano in disaccordo sulle misure da prendere. Il partito di maggioranza, i socialdemocratici, sostenuto dai sindacati, voleva che il tetto del fondo fosse aumentato per dare un aiuto maggiore ai disoccupati. Quando il Partito del Popolo, che rappresentava l'alta finanza, rifiutò di aderire alla proposta, la grande coalizione si ruppe. Quando l'inflazione polverizzò il valore dei risparmi, gettò gli appartenenti alla classe media, rovinati, in braccio ai nazionalisti. La decisione di aumentare i prezzi dei generi alimentari per costituire un fondo di aiuti all'agricoltura della Germania occidentale aggravò le condizioni dei poveri nelle città, dove già molta gente moriva di fame. Questa politica esasperò molti e diede forza alle argomentazioni naziste, secondo le quali gli aiuti finivano ai grandi proprietari terrieri, tuttora uno dei gruppi più ricchi e potenti del paese. Le elezioni del 1930 fornirono una indicazione sui fermenti interni della società tedesca. C'era un clima di violenza, con scontri armati tra comunisti e nazisti, a Berlino e in altre città. Gli elettori penalizzarono i moderati e i partiti di centro in favore dei comunisti da una parte e dei nazisti dall'altra. Mostrarono che più del 30% dell'elettorato negava legittimità allo Stato di Weimar. I nazisti segnarono una spettacolare vittoria, aumentando i loro rappresentanti in Parlamento di 10 volte. Il 13 gennaio del 1933 Adolf Hitler assunse la carica di cancelliere della Germania. Poco dopo la sua investitura, ad un gigantesco raduno organizzato dal suo ministro per la propaganda, Joseph Goebbels, Hitler promise ai tedeschi di risolvere la grave crisi che aveva inflitto al paese povertà e miseria senza precedenti. Dietro gli stendardi nazisti non marciavano soltanto i militanti nazionalisti e monarchici. Milioni di tedeschi, cittadini comuni, applaudivano con foga alla promessa di un ritorno della prosperità. 6 milioni di tedeschi erano senza lavoro. Il tenore di vita era crollato, gli affari fermi e tantissime persone erano al limite della sopravvivenza. L'isterismo suscitato improvvisamente da Hitler attribuiva la caduta tedesca ad una cospirazione dei nemici stranieri e dei traditori nazionali.